Dalla Cina un pacchettino, facciamo l'unboxing. Alessandro, sai di che si tratta? Vediamo, è pupazzetti, ragazzi, zombie. Bene, ragazzi, io me lo avvicino uno, eh. Allora, vedete? C'hanno la faccia proprio da zombie, avevate già mezzi montati? Allora, dai, hanno già lavorato. Sti cinesi, diciamo, montiamogliele pure. Guardate che bella faccetta da zombie. Vediamo, intanto vi faccio vedere. Allora, mentre Alessandro scarta, Alessandro, scartane uno, comincia a scartare. Io vi faccio vedere anche come abbiamo organizzato, vedete? Stiamo facendo le zone a colori, in maniera tale che mettiamo in ordine sia i colori che i vari oggetti. Vedete, lì sono stecchettine, qui sono bottoncini, però divisi a colori. Il sacco invece che vi abbiamo già recensito, che diventa un tappeto da gioco, è il sacco del caos. Quindi qui dentro solo roba caotica. È molto comodo perché noi quando vogliamo andare a giocare con gli amici basta che tiriamo sul sacco e il nostro tappeto gioco e anche la roba non rimane in disordine. Tutto quello che non sta in ordine va buttato nel sacco del caos. Ale intanto sta costruendo, eh? Allora, i zombie, ragazzi, ci servivano perché questa città metropolitana che abbiamo costruito, vedete, una città con tutto, automobili, cose, è una città. Praticamente la storia che noi vi raccontiamo è questa, ragazzi. È la storia di una discarica dove si fa la differenziata, che però viene invasa da un esercito di zombie. E quindi noi avremo bisogno che ci vengano ad aiutare sia i Lego, come si chiama questi qua? Ninjago. I Ninjago contro i zombie, certo. E poi dopo ci avremo bisogno anche della polizia. Quindi qui all'interno saremo. Un poliziotto, è per certo, perché alcuni poliziotti verranno. Poi pensate che bello, basta solo cambiargli la testa e noi potremmo trovare anche un vaccino per far guarire gli zombie. Mo' li costruisco un po', ragazzi. Allora, ragazzi, ancora non abbiamo finito, però vi facciamo vedere. Ci abbiamo l'operaio zombie che ha anche lo smartphone, vedete, per poter rispondere, che figata. Poi c'è questo qua con tutta la camicia strappata che è diventato zombie. Guardate come è ridotto questo. Mamma mia, come è diventato zombone. Poi c'è quest'altro, scusate se dondolo col telefono, il poliziotto zombie, guardate che faccia da zombie, mamma mia. Poi questo che è l'impiegato zombie, guarda, era buono buono, era di quelli là delle poste che ti facevano, se ti facevano fare il bonifico, e poi invece è diventato zombie. È uscito con l'iPad, guardate, c'aveva l'iPad e stava ancora a leggere la notizia, indovina che notizia stava a leggere. Invasione di zombie terribile, ragazzi, oh, la ragazza zombie Ale sta a fare, guardate che figata. Però non è tanto. Cioè, i capelli fighissimi sta. Quanto l'abbiamo pagati? Tutti, tutti. Che mi sembra che dovrebbero essere tipo. Quanti so? 4 più tu fai 5 più questo 6. Mi sembra che l'abbiamo pagati tipo 5 euro tutti e 6. Compreso il fatto che sono arrivati dalla Cina. Quanto ci hanno messo adesso? Tanto, vero? Ci hanno messo una ventina di giorni ad arrivare. Guardate che figata la cosa del caos. Poi la carta dovevamo buttare. È andata con la bustina normale, quella della posta. Infatti stava nella buca della posta. Questo qui era lo metto normale, poi era lo metto a fare. Raga, questi li abbiamo comprati su eBay dalla Cina. Noi controlliamo sempre il feedback del venditore. Vedete la luce, ragazzi? Vi faccio vedere. Vedete, questa è la lampadina LED che io gli ho fatto per far illuminare. Guardate, eh? Così la sera, eccolo qua. La sera c'ha la sua luce apposta, praticamente. Questo è un cavalletto, c'è l'attacco e è una luce, diciamo, per i video che ho comprato su Amazon a 20 euro, che gli illumina proprio la zona di lavoro. Così anche quella sera quando guardiamo il televisore non c'è la luce forte di casa che rovina l'atmosfera. Quindi abbiamo la lucetta sulla zona di lavoro. Un attimo che spengo, se no consumiamo le pile. C'è la regolazione pure dell'intensità, ma si vede molto bene, eh. Si vede molto bene per giocare la sera. Facciamo tutto buio così ci guardiamo i film. Com'è il film che abbiamo visto ieri sera? Fighissimo. Allora, ragazzi, ve lo possiamo consigliare, L'uomo formica. eh? È l'uomo formica, ragazzi. Ve lo consigliamo perché è un film. Perché era l'amico di una formica. Poi uno gli ha strappato l'ala alla formica. Lui si è incazzato. Non dicono parolacce adesso, non le Vabbè, devi dire. scusa, Sei arrabbiato, si dice. è arrabbiato. Si è arrabbiato. Gagliardo, ragazzi, guardate, andatelo a cercare. Abbiamo finito una cosa, vi faccio la rassegna, guardate, guardate che figata, che cosa estrema. Questi sì che ci piacciono. Poi ci piace molto che ci danno anche queste piccole basette qua, perché oltre a costi 5 euro, oltre a tutti questi pupazzetti, le basette risultano essere molto comode. Possiamo usare quando
vado lì da una parte, a giocare con i bimbi e mi Certo. metto un po' di merendina. Sì, mo ci arriva un altro sacco. Ragazzi, se aspettate, nei prossimi giorni ci arriverà il sacco come questo, però in versione piccola. Alessà, perché non lo apri un attimo? Faccio vedere se qualcuno, se non l'ha visto bene, come diventa. Aprilo proprio, tira, c'è la corda c'è la corda da tirare. Un attimino, eh. Bene, ragazzi, ve lo fa vedere proprio sto sacco. È comodissimo perché ti rimangono tutti qua nel centro, li allarghi un po'. Essendo molto larga la superficie trovi tutto e soprattutto quando hai finito di giocare basta solo tirare sta corda e ti entra tutto nel sacco dentro. Puoi prendere, ti diventa un sacchettino con la sua maniglia e prendi e ci puoi andare a giocare. Guardate quanto è capiente, oh. Potete metterci dentro 10.000 euro di Lego praticamente. Questo è il nostro sacco del caos. Anche i bambini portare, certo. Tu andate a casa degli amichetti e gli dite: oh, allora oggi ti porto il necessario per giocare. Dice: ma Alessandro non c'è, non ti preoccupare, apri il sacco, vedrai che ti divertirai. Uno apre il sacco e dentro si trova tutto il necessario per giocare, sia il Lego che il bambino. È un ottimo acquisto, ragazzi, il sacco Lego. Il sacco Lego potrete avere divertimento senza limiti. Pollice.